sul prossimo avversario del Napoli, ovvero la Fiorentina di Stefano Pioli. Vai. Sì, questa settimana appunto parliamo della Fiorentina di Stefano Pioli, che è al nono posto in classifica con 31 punti che sono frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Lo score dei Viola parla di 33 gol fatti e 25 gol subiti. Al momento la Fiorentina è la settima difesa del campionato con i 25 gol subiti insieme alla Lazio. Con 33 gol realizzati, al momento invece la Fiorentina è il settimo attacco del campionato, quindi numeri abbastanza omogenei tra quella che è la difesa e l'attacco di questa squadra. Pioli questa settimana avrà un po' di difficoltà ad allestire una formazione nei confronti del Napoli, appunto dell'avversario Napoli, perché appunto ci sono varie defezioni, soprattutto nel settore difensivo, perché oltre alla squalifica di Milenkovic e a quella di Benassi che sconda l'ultimo turno proprio contro il Napoli, mancherà appunto Vito Rugò, che se non sbaglio è stato convocato, però non dovrebbe farcela, solo per la panchina perché ha un problema di natura muscolare, e quindi la formazione dovrebbe essere la seguente: la Fonte in porta, difesa a 4 a questo punto con Pezzella sulla destra, Ceccherini e Anco come centrali difensivi e Biraghi a sinistra, a centrocampo Gerson, Edimilson e appunto Veretout sulla sinistra. Poi avremo Chiesa, Miraglias di supporto a Muriel per un 4-3-2-1 che poi diventa anche un 4-3-3 in fase di proposizione, in fase di appunto quando la Fiorentina attacca. Distinguendo appunto le due fasi di gioco, in fase di possesso il sistema della Fiorentina è un 4-3-3 o un 4-3-2-1 con un mediano che si abbassa tra i due centrali, molto più spesso lo fa Veretout questo tipo di gioco, e l'altro che rimane a metà tra la linea difensiva e il resto della squadra, pronto ad aggredire gli avversari appena è stato perso il possesso palla, per cercare di dare subito una seconda possibilità agli attaccanti. Un ruolo di primo piano lo riveste in questa squadra Benassi, che però è squalificato per la gara contro il Napoli, che è un po' il Callejon della Fiorentina, che in avvio di stagione ha segnato reti molto simili a quello che fa lo spagnolo nel Napoli e che fa un po' il pendolo tra l'attacco e il centrocampo e svolge un ruolo tatticamente molto utile a Pioli, cosa che per esempio fa anche Biraghi in questa squadra, terzino sinistro sulla fascia opposta. Poi i due attaccanti più pericolosi della Fiorentina, che sono Luis Muriel, acquistato a gennaio, che si muove in modo da poter attaccare con i tagli e i passanti l'area di rigore, e Chiesa, che invece si trova molto alto, gioca ultimamente più a destra che a sinistra, ma che durante la stessa partita possiamo trovare anche molto largo a sinistra in modo da poter puntare la porta e calciare di destro. In fase invece di non possesso, la squadra di Pioli appunto propone un 4-4-2 sostanzialmente in fase difensiva, con le due linee di difesa e di centrocampo molto serrate, molto strette fra di loro. La linea mediana diventa 4 grazie al lavoro difensivo di Miraglias o di Chiesa, che si alternano in questo, mentre Muriel è meno impegnato nella fase difensiva e cerca di smarcarsi preventivamente in modo da favorire una ripartenza veloce se la squadra appunto recupera palla. Una gara molto ostica per il Napoli, lo dicevamo anche prima, soprattutto occhio agli attaccanti della Fiorentina, che offrono pochi punti di riferimento davanti e saranno degli ossi veramente molto duri per Koulibaly e Maximovic, che sicuramente appunto agiranno da centrali difensivi stasera. Perfetto, grazie Natale per quanto riguarda l'angolo giusti.